a fare gli onori di casa quest'oggi qui a Farà San Martino, dottor Forlano, presidente del Lions Club Casoli Val di Sangro. Ecco, avete sposato questo progetto, il progetto Martina. Sì, abbiamo sposato questo progetto perché secondo il club, secondo il Lions in generale, la promozione e l'informazione tra i giovani è essenziale. Come hanno spiegato molto bene i relatori, prevenire è meglio che curare, anche se le cure oramai si stanno sviluppando in modo crescente. Comunque, in ogni caso, abituare i giovani a certi, diciamo, ragionamenti, a certe informazioni è molto, molto importante. Speriamo che i giovani che hanno partecipato questa mattina a questa giornata, diciamo, formativa, siano rimasti entusiasti, e spero che abbiano avuto la commozione che ho avuto io nel guardare questi attori molto molto bravi, disponibili e affettuosi, che ti colpiscono proprio nell'animo. E sicuramente la telecamera non mi vedrà, ma ci sono delle lacrime, così come a tanti altri spettatori della giornata. E questo è tutto, speriamo di fare altre cose. Il club Casoli Val di Sangro abbraccia tutta una serie di paesini che a volte rimangono, come dire, anche isolati da queste manifestazioni. Noi cercheremo di fare spesso in questa location di Farà San Martino, che si adatta benissimo, poi faremo qualcosa a Casoli e anche altri paesetti che fanno parte della Val di Sangro, tipo Colle di Macine, Villa Santa Maria. Ci stiamo un po' organizzando per fare sempre attività, come li chiamiamo noi, i service che sono propedeutici per trovare fondi per aiutare chi ha bisogno in tanti settori. Ecco, vogliamo ringraziare anche l'associazione Il Cappello Magico, che si è adoperata per mettere in scena questo spettacolo teatrale. Sicuramente sì, anche perché abbiamo, come dire, con gli attori un legame fortissimo, perché spesso queste ragazze sono anche colleghi di lavoro che noi giornalmente conosciamo e non abbiamo mai visto sotto questo aspetto, che è un aspetto molto interessante e molto, molto bello. Poi la presidente è una mia gentilissima collega di lavoro, e così anche durante il lavoro è nata questa idea che abbiamo portato avanti, e spero che sia riuscita questa manifestazione. Staremo a sentire le critiche positive o negative nei prossimi giorni. Dottor Gianni Vassalli, ecco, il Lions Club di Casoli Val di Sangro ha sposato questo progetto Martina per arrivare direttamente ai giovani. Sì, il compito del progetto Martina tramite i Lions, che è la più grande organizzazione di solidarietà a livello mondiale, è proprio quello di voler sensibilizzare i giovani alla prevenzione delle malattie neoplastiche, soprattutto modificando lo stile di vita, cambiando le abitudini, cercando di disoffazione al fumo, di sigaretta, l'alcol, uno stile di vita più confacente, attività sportiva. E quindi sono tutti progetti che devono essere finalizzati su questi ragazzi attraverso le scuole, tramite il Lions Club, per modificare questo stile di vita e una maggiore adesione a quella che è la dieta mediterranea e una vita all'aria aperta. Dottor Di Marino Pietro, ecco, quest'oggi qui al Teatro di Farà San Martino, per questo progetto Martina portato in scena sul palco per i giovani, quale può essere lo strumento per combattere queste nuove malattie? Ma sicuramente la lotta ai tumori, la lotta al cancro passa sicuramente dalla prevenzione. Oggi abbiamo fatto questa rappresentazione anche per sensibilizzare i ragazzi per quanto riguarda i fattori di rischio che sono modificabili per l'insorgenza dei tumori. Uno fra tutti il fumo di sigaretta e in secondo piano anche l'uso e l'abuso dell'alcol, quindi per sensibilizzare questi ragazzi ad avere dei comportamenti più sani per prevenire e quindi l'insorgenza di questi tumori, e naturalmente far aderire la popolazione ai programmi di screening che oggi sono previsti dal nostro sistema sanitario nazionale.
nazionale, quindi a portare anche a casa questo messaggio. Cerchiamo di eliminare i comportamenti dannosi che sono a rischio appunto per l'insorgenza di neoplasie e aderiamo ai programmi di screening che sono offerti dal nostro sistema sanitario nazionale. Grazie.